ricordo che qua davanti c'è il contenitore per le raccolta fondi, in mezzo a voi ne sta girando un altro e sulla postazione del comitato organizzatore ce n'è un altro ancora. Poi domani, alla fine del concerto, comunicheremo quanto abbiamo raccolto e domani, perché credo si debba sapere quanto è stata generosa Montecelio e con tutti gli amici che sono arrivati anche dai paesi limitrofi, perché non credo che siate tutti di Montecelio, giusto? Allora, facciamo una cosa, quelli di Montecelio al mio tre fanno un urlo, 1, 2, 3. Ah, e adesso invece lo fanno quelli che vengono da fuori? È normale, perché sono migliaia, quindi come può il paese contenere? Ma vengono, perché io in queste zone ci sono stato spesso, poi vivendo praticamente ormai da tanti anni a Roma, è chiaro che sono abbastanza pratico, sono venuto a Guidonia, sono venuto a Villanova di Guidonia, sono venuto finalmente a Montecelio, poi ovunque nei dintorni di Roma, davvero Roma, importante per me, una città importante anche per me, perché mi trasferì a Roma negli anni 80, in via Cassia, abitavo in via Cassia, sulla Cassia. Infatti mi hanno sempre detto a me, te pupo, sei un bravo ragazzo, ma c'hai il profilo di un antico romano e la testa di Cassio proprio. E vabbè, perché insomma io adoro questa città, anche con tutte le problematiche che la città purtroppo ha. Allora, adesso c'è una canzone, invito Angelo, grazie, facciamo un applauso ad Angelo, la mia bodyguard, il mio assistente di palco, ormai prezioso collaboratore. No, io farei un applauso a questi ragazzi che dovete sapere, quest'anno noi abbiamo cominciato il tour il 10 aprile, abbiamo fatto una barca di concerti, oggi siamo qui a Montecelio, domani, sapete dove suoneremo noi domani? E io ho accettato solo dopo aver chiesto ai miei collaboratori che viaggiano con il tir, che vanno, e hanno detto beh, proviamo a farcela, domani noi faremo lo stesso identico concerto, se Dio vorrà, e come qui a Montecelio, a Sant'Agata di Militello in provincia di Messina. Quindi pensate che stanotte loro dovranno viaggiare tutta l'Italia, attraversare per metà Italia, arrivare a Sant'Agata di Militello, dove dice venga popo, arrivavo. Eh certo, ognuno ha il suo modo. La canzone di adesso è una canzone, una delle più belle di questo nuovo album, ed è il singolo che uscirà fra qualche giorno a settembre e lo potete sentire anche in radio. È una canzone della quale sono innamorato, si chiama Nei pensieri miei, sentite.